Buonasera, Ceppaset, in collaborazione con Avventure del Gonzo, è orgogliosa di presentare il nuovo format Amham Fup. A me Hemingway mi fa una pippa. I viaggiatori che si sono recati nelle località più impervie ci racconteranno dal vivo la loro esperienza. Signore e signori, a me Hemingway mi fa una pippa. Buonasera, sono Gilberto Burlotti Smanzi e sono qui con la mia famiglia in questo meraviglioso viaggio che abbiamo affrontato. Ecco, sono qui con mia moglie Flaminia e i miei figli Pier Gilberto e Gian Gilberto. E vi voglio raccontare come sono arrivato qui alla destinazione del mio avventuroso e meraviglioso viaggio. E ci siamo recati dalla nostra abitazione in Viale Parioli, procedendo a piedi per 150 metri fino alla fermata Liegi, Ungheria. Abbiamo preso la linea 3, stazione Trastevere, per 16 fermate, ogni 6 minuti passa. Siamo scesi alla fermata Scalo San Lorenzo, dove abbiamo cominciato a vedere delle stranissime popolazioni, gente mai vista. È molto affascinante vedere in questi luoghi così impervi delle persone così strane per la nostra esperienza, con questi monumenti sopraelevati che passano rombanti sopra, probabilmente degli acquedotti, antichi acquedotti di epoca romana. Dopodiché abbiamo continuato a camminare per altri 150 metri e ci siamo recati alla fermata Porta Maggiore. Abbiamo preso la linea Giardinetti. Ecco, qui avevamo appuntamento con la nostra guida, perché qui affrontavamo la parte più impervia del nostro viaggio. Abbiamo incontrato la nostra guida, probabilmente di origine tedesca, un grande viaggiatore, Herr Cipolla. Ecco, lui ci ha accompagnato in questo viaggio e immediatamente ci ha alleggerito dei nostri pesi. Gian Gilberto e Pier Gilberto sono stati ben contenti di lasciare a Herr Cipolla il loro iPad, il loro iPod, il loro Wii, il loro Nintendo, il loro Quad, il loro Bus, e hanno potuto viaggiare molto più leggeri. E ringraziamo molto la nostra guida Herr Cipolla. Ecco, dicevamo, noi ci siamo recati alla linea Giardinetti. L'abbiamo presa per 16 fermate. Siamo scesi alla fermata Giardinetti. Siamo scesi alla fermata Giardinetti e siamo andati a piedi per altri 100 metri. Qui le popolazioni locali usano moltissimo questo modo di procedere nello spazio. Praticamente cosa fanno? Mettono il piede destro davanti al sinistro e poi immediatamente dopo il sinistro davanti al destro. Alcuni cominciano col sinistro e lo mettono davanti al destro, altri invece cominciano però sostanzialmente il risultato è quasi uguale. E praticamente più si fa velocemente questo gesto e più si procede velocemente nello spazio, e quando si acquista un po' di pratica si può imparare anche a voltare a sinistra, a voltare a destra, a fermarsi. Ecco, insomma, è una pratica che le popolazioni locali ancora mettono in atto ed è molto interessante confrontarsi con queste realtà. Abbiamo preso quindi la linea 105, stazione Grotte Celoni, e l'abbiamo presa per 5 fermate, passa ogni 4 minuti. Siamo scesi alla fermata Casilina Cambellotti e abbiamo proseguito a piedi per 450 metri. Abbiamo iniziato a vedere una popolazione davvero sconosciuta a noi, e a piedi per 450 metri siamo fermati appunto alla fermata Cambellotti Casilina. Abbiamo preso la linea 20 e l'abbiamo presa per 4 fermate, passa ogni 6 minuti, e siamo scesi alla fermata Anderloni.
Abbiamo proseguito ancora a piedi a 150 metri e siamo arrivati finalmente alla destinazione del nostro meraviglioso viaggio in via di Torbella Monaca, una località assolutamente impervia e sconosciuta per noi, ma tanto tanto affascinante, con questi personaggi che ci girano intorno. Adesso la nostra guida R. Cipolla ci ha lasciati qui questo bed and breakfast, come si usa qui da queste parti, molto tipico di questa zona, che si chiama panchina. Ecco, ora siamo qui con la mia famiglia in questo meraviglioso open space, questa panchina in Torbella Monaca, e sono qui appunto con la mia famiglia, con la mia moglie Flaminia, con i miei figli Gian Gilberto e Pier Gilberto, e in questo momento stiamo aspettando che torni la nostra guida Herr Cipolla, che si è preoccupato molto di andare a portare a posto tutti i nostri bagagli, e quindi ecco, siamo qui in attesa che torni. Ora sta facendo notte, quindi aspettiamo con fiducia la nostra guida R. Cipolla, e buonasera.